Buonasera amici di Gabri Channel. Allora, è il 24 novembre 2015 ovviamente. E quest'anno, cioè oggi, praticamente adesso, le 9 di sera precisamente, sta grandinando qui a Messina. Ecco, infatti vi faccio vedere un po' di foto. Ora sono in giro, adesso sono uscito adesso da casa per riprendere un attimino la situazione, perché come sempre io penso, ecco, possiamo vedere anzitutto che proprio c'è grandine e noi andiamo a camminare sulla grandine, e come sempre magari andrà a fare danno, disastro, soprattutto nelle zone di montagna o comunque nelle zone dei torrenti. Ora io mi auguro che non sia così, però comunque voglio far notare come la strada è bagnata già dal pomeriggio e purtroppo non sono riuscito a riprendere oggi i tombini della via La Farina, che comunque si sono allagati. Ecco, vorrei anche farvi notare come l'intensità della perturbazione ha creato delle vere e proprie masse di grandine, che non so se è grandine, se è neve, ecco, è molto, comunque delle grandi masse, come possiamo vedere. E questa è la situazione in questo momento. Poche macchine in giro e sicuramente si sentirà anche molto piano, perché comunque c'è un casino riprendere così. Ecco le grandi masse che sono andate a formare. Ovviamente il terreno diventa scivoloso, quindi è anche un po' bruttino camminare adesso, anche perché comunque anche se uno c'ha l'ombrello ha la sensazione che comunque il suo ombrello si rompa, comunque voli da un momento all'altro. Detto ciò, visto che si annunciano un bel paio di giorni già così, cioè non dovrebbe essere solo oggi ma anche un fulmine, un lampo, ma anche i prossimi giorni dovrebbero essere così, invito a tutti alla massima prudenza, a non uscire di casa in questo tempo se non motorizzati con un mezzo a quattro ruote e una macchina, che comunque mi sa che tra poco anche noi qua al sud dovremmo montare le catene, perché comunque le masse sono veramente ampie e i tombini oggi si sono già allagati. Infatti qua ne vediamo un esempio. Ecco, e a proposito di ciò, ora magari non si riesce a vedere bene, comunque questa parte della strada, ecco, che dà sul marciapiede, è tutta allagata. Poi tra l'altro non si riesce neanche a vedere. Mi raccomando per tutti, massima prudenza in questi giorni, anche a uscire in macchina, perché comunque non è comunque buona la situazione, va bene? Buona serata a tutti. Beh, buona serata, si fa per dire.